Ragazzi! Finalmente è uscito il nostro nuovo libro, ovvero La Grande Enciclopedia dei Dinosauri. La Grande Enciclopedia dei Dinosauri, Arex. È quella. Leggiamo insieme la descrizione. Immagina di avere una macchina del tempo e buttati a capofitto nell'epoca preistorica. Dai più spaventosi carnivori ai più giganteschi erbivori. Qui troverai tutti i dinosauri amici e nemici di Arex e Vastatore, con dati verificati da uno scienziato umano. Il libro è edito dai Babbi Pomodori, perciò grazie Babbi per continuare a sostenere tutti i nostri progetti. Fabbri Editori, Arex. Eh? Fabbri Editori, non Babbi Pomodori. E io che ho detto? Babbi Pomodori. Fabbri Editori, accidenti, sempre la stessa storia. Tu sei sempre il solito pignolo. E si tratta di un vero e proprio manuale sui dinosauri, guardate qui. Mamma mia, ma ne abbiamo fatti proprio tanti. Leggenda, il fantastico mondo dei dinosauri aspetta solo te. Ma prima di buttarti a capofitto in questa entusiasmante lettura preistorica, devi sapere che dietro il bollino devastatore e tutto ciò che è di colore viola c'è il suo zampino. Arex invece è presente ogni volta che troverà il colore verde e il suo bollino. Mentre per le descrizioni più tecniche e scientifiche ci siamo affidati alla sapienza di un esperto umano. Anche se io non ero molto d'accordo su quest'ultimo punto. Ma Arex insisteva. Beh, logico, Vastatore, non bisogna mai sottovalutare gli scienziati umani. Se lo dici tu. Come vedete, ogni dinosauro possiede una rappresentazione grafica più una scheda. Qui trovate la descrizione scritta dallo scienziato umano, il mio commento, quello di Arex. Ad esempio, qui c'è scritto: aveva un morso terribile, con la pressione di 7 tonnellate ed era in grado di frantumare in un colpo qualunque tipo di ossa. E il mio commento è: mamma mia, dovreste vedere con quale ferocia divoro la mia insalata. E questo ovviamente sono io che sto per divorare l'insalata. Guardate come sono cattivo. Certo, certo, sei proprio un vero tirannosauro. Grazie, grazie, lo so. Poi abbiamo un aneddoto raccontato da Arex. Oh, oh, posso leggerlo, Vastatore? Va bene, ma solo questo. Da cucciolo mi sentivo sbagliato perché non somigliavo ai miei genitori adottivi. Loro non hanno il corpo come il mio, ho i denti affilati, non camminano su due zampe e non hanno braccia così corte. Ma poi mi hanno spiegato perché il mio aspetto era differente. Tu non sei un brachiosauro sbagliato, ma uno splendido tirannosauro. Non c'è niente che non va in te. Quanto sono carini i miei genitori, mi mancano. Qui invece troviamo una curiosità scritta da me. Perciò è un'enciclopedia davvero completa, piena di disegni e informazioni interessantissime. E che dire, sono davvero fiero del risultato. Sì, anch'io, mi piace davvero tanto come è venuta. Wow, ragazzi, è già uscita la vostra enciclopedia. Sembra venuta bene. Oh, ma quelli siete voi. Congratulazioni, figlioli, sono molto fiera di voi. Oh, grazie ragazzi! Ehi, Arex, perché non facciamo un quiz tutti insieme? Sì, sono d'accordo! Dai, vediamo quanto ne sapete sui dinosauri. Beh, siamo dinosauri, è ovvio che ce ne intendiamo. Vero, chi meglio di noi? Non è così semplice, ragazzi. Secondo me non sapete proprio tutto. Beh, mettici alla prova! Gioco anch'io! Benissimo, allora iniziamo! Nonnasauro, la prima domanda è per te. Quanto era alto il brachiosauro? Semplice! I brachiosauri sono alti 13 metri! Risposta esatta! I brachiosauri infatti erano alti ben 13 metri e la loro lunghezza arrivava fino a 30 metri, mentre il peso raggiungeva le 56 tonnellate. Arex, tocca a te. Cosa significa Velociraptor? Io la so! Tu stai zitto! Oh cavolo! Fammi pensare! Un attimo, L'ho scritto io nelle curiosità, ricordi? Aspetta. Allora. Nella preistoria, il Velociraptor sembrava una sorta di tacchino fuso ad una lucertola, quindi... Velociraptor significa tacchino lucertoloso! No, significa predone veloce. No! Uffa! Sì, però questo non l'hai scritto tu nelle curiosità. Lo ha scritto lo scienziato umano. No, in realtà l'ho scritto io. Non l'hai scritto tu. L'ho scritto io! L'informazione non si trova nella sezione viola, quindi non l'hai scritto tu. Ah, sta zitto, l'ho scritto io. Veloci Marco, tocca a te. E dai, sono carico. Cosa hanno in comune il Gigantosaurus e il Giganotosaurus? Ah, cavolo, ma che ne so io? Io volevo una domanda sui Velociraptor. Lo sai o non lo sai? Ah, fammi pensare un attimo. Allora, Gigantosaurus, Giganotosaurus...
Aspetta, erano entrambi carnivori. Sbagliato! L'unica cosa simile che hanno è il nome. Infatti, il Gigantosaurus Megalonyx era un dinosauro erbivoro. Il Giganotosaurus, invece, era questo bestione qui. E ovviamente, a differenza del Gigantosaurus, il Giganotosaurus era un carnivoro. Sì, però non vale, questo era difficile. Simone, tocca a te. Fiii, io sono bravo, eh. Qual era il punto debole degli anchilosauri? Il punto debole degli anchilofauri era... aspetta, mi ripeti la domanda? Qual era il punto debole degli anchilosauri? Ok. Le ali. Cosa? Ma che cavolo dici? Gli anchilosauri non avevano le ali. Ah no? Io ben favo di fi. Il punto debole dell'anchilosauro era l'addome. Infatti, il suo bel pancino non era corazzato. Ricordo ancora quella volta in cui provai a morderne uno sulla schiena. Tornai a casa con due denti rotti. Quindi ho vinto? No, hai perso! Ah, uffa. Apato Mauro, tocca a te. Quando è vissuto l'Allosaurus? Ai giorni nostri? No, intendo nella preistoria. Giusto. Allora... allora, l'Allosaurus è vissuto nel Cretaceo? Sbagliato! L'Allosaurus è vissuto nel Giurassico Superiore. Wow, ma questo sono io! No, Fimone, questo sei tu. Oh, ma sono ferofissimo! Certo, come no, sei proprio minaccioso. Lo fo. Dai, ricominciamo il giro. Nonnasauro, perché possediamo pochi fossili dello Spinosaurus? Beh, perché i più importanti sono andati distrutti nella Seconda Guerra Mondiale. Risposta esatta! I fossili più importanti di Spinosaurus, infatti, sono stati trovati nel 1912 e sono andati distrutti nella Seconda Guerra Mondiale. Non c'è niente da fare, gli umani fanno sempre danni, ed è vero, cavolo. Arex, tocca a te. Cosa significa il nome Postosuchus? Oh, cavolo, questo lo sapevo! Allora, Postosuchus... Pasta... Ok, la prima parte significa pasta, sicuro. E poi pasta al sugo! No, Arex, Postosuchus non significa pasta al sugo. Ah no? Ti spiego subito. I primi fossili di Postosuchus sono stati trovati in una cava vicino a Post, una piccola città del Texas. Ed ecco spiegata la prima parte del nome. La seconda parte, invece, viene da Sukos, la parola che i greci usavano per indicare il dio coccodrillo degli antichi egizi. Vabbè, ma questo era difficile! Vabbè, io continuerò a chiamarlo pasta al sugo. Veloci Marco, dove è vissuto lo Scipionix? Ah, che cavolo è questo Scipionix adesso? Non l'ho mai sentito nominare. Forse tu lo conosci come Ciro. Ciro? Ah, sì, aspetta. È quel piccoletto lì. Sì, lui. Beh, dove è vissuto? Ah, cavolo. È vissuto, non lo so, in Mongolia. Sbagliato! L'unico fossile di questo dinosauro carnivoro è stato trovato in Italia, vicino a Benevento. Simone, quanti denti aveva il Parasaurolophus? Nessuno. Sbagliato! Nelle sue mandibole c'erano circa 300 denti. Gliene spuntavano continuamente di nuovi per sostituire quelli consumati dalla masticazione. Apato Mauro, tocca a te. Cosa significa il nome Stegosaurus? Ah, questa la so. Significa lucertola col tetto. Risposta esatta! Il nome Stegosaurus significa lucertola col tetto per via delle grandi piastre disposte sulla schiena come tegole. Wow, questo non me lo ricordavo. Però so che gli stegosauri hanno il cervello molto piccolo. Una volta finsi di essere carnivoro per fare uno scherzo a uno stegosauro. Quando mi presentai a lui con gli artigli in vista e le zanne di fuori, disse: wow, non avevo mai visto una rana con i denti così lunghi. Sì, il cervello degli stegosauri è decisamente piccolo. Bene ragazzi, spero tanto che la nostra enciclopedia vi piaccia. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate. Ma adesso passiamo la linea al cameraman. Grazie, Vastatore. Allora, ragazzi, prima di chiudere il video, volevo dirvi che venerdì 25 marzo sarò a Bologna al Mondadori Bookstore in Via Larga 10, mentre sabato 26 sarò a Roma in Via Piave 18 e sarò lì per incontrarvi e firmare i vostri libri. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao a tutti!